Professor Michetti. Ma il clima è imbarazzante, ma perché un'autorità di governo che commenta un proprio provvedimento, ossia l'autorità di governo ha un potere dispositivo, è colei che dovrebbe parlare esclusivamente per atti ufficiali, per cui il proprio scritto è l'atto ufficiale. Tu puoi commentare da Presidente del Consiglio un provvedimento, un decreto legge, un provvedimento di un organo collegiale, ma non le tue parole. Le tue parole sono quello che tu affermi attraverso un atto monocratico, un DPCM che è poco più di una circolare, cioè di fatto è un atto normativo. Ma voglio dire, che c'è di più da aggiungere a quello che hai scritto? Ma poi ogni anno si fanno dagli 80 ai 100, 120 DPCM. Dobbiamo attenderci un comizio autocelebrativo ogni volta che questo signore emana un atto normativo. Cioè cerca di spiegare in altre parole quello che lui ha scritto. Ma qui siamo proprio alla follia più completa. Ormai non... Ma a parte che non sanno neanche quello che scrivono. Perché quando sento che sono confermate le autocertificazioni, a parte che probabilmente ho seri dubbi che conoscono cos'è l'autocertificazione, ma proprio perché fanno riferimento ai DPCM precedenti, e visto che è un provvedimento, voglio dire, dove se tu dichiari che è importante o comunque esista una prescrizione da osservare, la devi tassativamente inserire nel testo. E quella è inserita nel testo, nell'ultimo DPCM del 10 aprile, soltanto per chi esce e entra dall'Italia. Per cui, vabbè, poi magari di questo ne parliamo dopo. Io mi associo sia a quanto ha detto Furio, ma devo dire che trovo assolutamente calzante, anche voglio dire, quanto diceva Cucalelli, per carità di Dio, ma soprattutto quello che diceva Damascelli. Qui ci troviamo dinanzi al nulla. Il nulla che si materializza attraverso il comizio, cioè attraverso il comizio vuol dare sostanza a qualcosa che non dice assolutamente nulla, sono attività di natura negatoria, ossia, e termino, se noi dobbiamo ricordare la consigliatura di questa sindaca, noi per la prima volta nella storia, mentre ci sono stati sindaci che hanno governato un paio d'anni magari, no, Signorello piuttosto che Petroselli, hanno portato acqua, luce, sanificato borgate, hanno fatto ponti, viadotti, sottopassini, sottopassetti, voglio dire, la città, per la prima volta noi abbiamo dinanzi un sindaco dopo 4 anni di cui potremmo dire tutto ciò che ha negato alla città, le Olimpiadi, lo stadio della Roma, non ha fatto nessun impianto per lo smaltimento dei rifiuti, tutto ciò che non ha fatto, ecco, rimarrà nella storia per tutto ciò che però non mi ha sono fatto. Confuso, perché sei andato al sindaco di Roma? Sono andato al sindaco di Roma perché lo stesso è quanto vedo pure al governo, sembra che facciano parte della medesima marca. Beh, l'origine politica è identica. Per cui vedo un atteggiamento veramente il nulla che si deve materializzare in video attraverso continue esposizioni sovrabbondanti della propria persona, totalmente inutili, totalmente pleonastiche, totalmente superflue. L'inutilità che si materializza in parole. Io ci sono stati solo alcuni passaggi, quelli un po' autoritari, io sinceramente non anche se è il Presidente del Consiglio, ma non è il mio, nel senso che io sinceramente non mi sento rappresentato proprio per niente, zero, così giochiamo a carte scoperte, zero, e non mi interessa né di Salvini né della Meloni, lo voglio dire, ma c'è la Feltra però che deve dire la sua, Vai. No, ma io ascolto. Roberto, alcuni interventi alcuni passaggi autoritari di ieri sera sono un po' delicati. Magari, ma nemmeno quello. Dai Roberto, vai. Hai 2 minuti. No, perché pure troppi. Dopo tutto quello che ha detto il Dico Michetti, che ovviamente va preso per oro colato, io lo sottoscrivo in pieno. Però vorrei fare due sottolineature. Esiste un paese reale che si lamenta che non mangia, ed è vero,
ma esiste un paese finanziario che oggi, alle 14.27 del 27 aprile, incredibilmente con le attività tutte chiuse, con il ranking che italiano che è sceso al livello junk, cioè spazzatura per Standard & Poor's, dall'inizio della chiusura del lockdown, 8 marzo, in un mese e 19 giorni, ha recuperato il 40% finanziario in borsa. Questo deve fare pensare chi e che cosa c'è dietro questo tipo di chiusure, di attività, quando ad un paese che non riesce a far mangiare gli operai, chi ha i soldi in borsa ha guadagnato il 40% in 31 giorni. Questo è il problema serio. La borsa ha guadagnato il 40%? Certo, caro Alessandro, perché eravamo... Ho fatto una domanda. Eravamo al quartiere, lo posso dire... Purtroppo lo posso dire perché mi piace da sempre fare questo tipo di situazioni, da 25.000 NIB 30 del 26 febbraio è sceso a 14.000, quando è iniziato il lockdown il 10 di marzo, quindi si temeva ovviamente il crollo totale, ebbene da allora ha recuperato il 40%. Abbiamo le società petrolifere, tutte quelle che nascono col petrolio, Tezenis, Eni, Saipem, Saras, eccetera, che con un petrolio che arriva a un prezzo più basso di una pinta di birra, sì, sì, hanno recuperato il 45%. È oggi è risceso per esempio moltissimo il petrolio. Allora io mi domando e dico, in tutte queste cose sulle quali non sono capace onestamente di dire nel merito se sono giuste, come, perché finalizzate ad evitare contagi e morti, come dice Alessandro, e certamente sono errate nel metodo, come dice Enrico Michetti. L'unica cosa valida che ha fatto questo governo, perché è l'unico provvedimento parlamentare, è quello di mettere la golden share su tutte le nostre industrie e società strategiche, Eni, Enel, Telecom e compagnia bella, altrimenti le potenze economiche straniere di qualunque tipo se le sarebbero comprate a 0 euro. Guardate caso, quando è stata promulgata la norma sulla golden share, la borsa italiana è tornata a salire con le fabbriche chiuse. No, scusa, stava intervenendo Tony. No, stavo ribadendo questa storia della controtendenza, fabbriche chiuse e borsa che sale. E allora, ma Tony, quando la borsa al 40% è scesa, in quello stesso torno di tempo, vatti a guardare determinate società che non erano ancora chiuse, cioè quelle farmaceutiche che si sono fatte la lotta per dirci sì o no sulle medicine, e voi poi magari guardate il FIB 30, andatevi a guardare la società, tanto per fare nome e cognomi, la Gilead Sciences, quotata sul Nasdaq, che quando ha detto, e non era vero, ho trovato la medicina, in 4 giorni è passata da $31 a $140 l'azione. Andate a vedere come è aumentato CNH, che è la più grande industria dei trasporti quotata sul FIB 30. Allora, capisco che sono discorsi che giustamente a chi gli interessa del calcio interessano poco, ma se vogliamo andare a vedere cosa c'è dietro, andiamo a vedere con la mente libera che cosa accade e perché accade. Ecco, ci dobbiamo fermare. Quando eravamo nel pieno del vulcano, molti dicevano, chiedevano, domandavano, ma come mai non chiudono le borse? Come mai, che sembrava appunto una cosa quasi scontata per un cittadino ignorante o normale, perché non bloccano le borse visto quello che sta accadendo? Ovviamente, ma siamo sicuri che la borsa italiana nell'ultimo mese ha guadagnato quello che si dice sicuri? L'avvocato? Allora, guarda là, allora era 14.000, adesso è... Ascoltami, allora guarda... No, non ti devi fidare, perché io vado sul sito. A me suona un fatto. Sì, suona strano. Allora, guarda. Io non mi permetto. Ti devi permettere. L'ultimo mese c'è gente. Alessandro, ti do i dati tecnici. Ma io ti do i titoli, forse. Però no. Allora. Per cento, sì, nel io pure.
Allora, io ho perso dire del Dio in alcune cose, adesso ho ripreso. Allora, ti dico i dati ufficiali: 19 febbraio la borsa faceva 25.477, il 12 marzo, all'apertura del lockdown, 10 marzo faceva 17.870, adesso in tutto questo periodo, in questo momento, siamo allo stesso riferimento. Quindi, come vedi, dopo il crollo, quando si è chiuso il 4 marzo... Bene, ci dobbiamo fermare. Da 11.000, sì, il 14.000 li ha fatti il 3 marzo. Ha recuperato. Ci sono titoli che hanno guadagnato anche molto di più.